L'intonazione del generale Giorgio Cancellieri è colma di soddisfazione, lo stesso sentimento che tradiscono i volti degli ufficiali accanto a lui e i vertici della procura palermitana. In prima fila il neoprocuratore distretto all'antimafia, Giancarlo Caselli, che non poteva avere benvenuto migliore. L'operazione Belva è scattata 2 mesi fa. Gli investigatori del raggruppamento operativo speciale hanno delimitato l'area nella quale si sarebbe rifugiato tutto Rina, un'area strategica che consentiva agevolmente di entrare ed uscire dalla città. 3 nuclei hanno lavorato ininterrottamente per tutto questo periodo, 2 dovevano entrare in azione per il blitz, l'altro ha compiuto tutto il lavoro di intelligence. Palazzi messi sotto controllo con intercettazioni ambientali e perfino false illusioni fatte scattare in zone ad alto rischio mafioso per assicurare Rina e spingerlo a lasciare il suo covo e a mettersi per strada. Alle 8:20 questa mattina finalmente via. Il dittatore di Cosa Nostra è stato intercettato e seguito. All'altezza della rotonda di via Leonardo da Vinci, sulla circonvallazione, uomini in borghese hanno imposto l'alta alla vettura guidata da un guardaspalle. Rina ha dichiarato false generalità, ha detto ai militari che stavano prendendo un abbaglio, ma poi dentro l'auto dei carabinieri, nel breve tragitto verso la caserma, ha meditato che era giunta la fine e varcando il portone ha ammesso la sua vera identità. È l'arresto del secolo, commentavano alcuni investigatori. I magistrati, soprattutto i più anziani, hanno rivolto un pensiero alle vittime cadute nella lotta per catturare il boss dei boss, al sacrificio delle vite di Falcone, Borsellino, di tanti agenti, e avvertono: la fine di Rina non è la fine di Cosa Nostra. Il capomafia Totò Riina, come qualsiasi altro detenuto, merita le migliori cure all'interno del carcere, però. Il carcere di Parma, dove è detenuto al 41 bis, è un carcere nel quale vengono assicurate le migliori cure sanitarie. Però va detto subito che Totò Riina è ancora, da quando è stato arrestato nel 1993, il capomafia assoluto e indiscusso di Cosa Nostra. Questa è la motivazione per la quale, contenuta sia nelle relazioni della DIA che nelle relazioni della DNA, Totò Riina merita di rimanere assolutamente in galera. E se un esempio dovessimo fare, possiamo riferirci a poche settimane fa, quando nel corso della prima udienza del processo per le minacce fatte da Riina a Don Luigi Ciotti, egli volle presenziare a tutti i costi in aula, dando quindi un segno che vuole rimanere ancora oggi al comando ed è in buona salute per partecipare addirittura alle udienze. In questi giorni